Il Rimini al Porta Elisa di Lucca per continuare il buon momento, fatto di due vittorie di fila su Entella e Olbia, che hanno fatto salire i biancorossi a quota 7. I toscani di punti in classifica ne hanno 4 e nell'ultimo turno hanno perso in casa del Fiorenzuola. Gaburro deve rinunciare a Panelli, Allievi, Loduca, Piscitella e Mencagli. Al centro della difesa debutta Gigli. In porta ha confermato Zaccagno. In attacco ha confermato il trio Santini, Vano, Sereni. A centrocampo torna a titolare Rossetti. Si gioca su un campo reso pesante dalla pioggia. Al quarto, cross tagliato di Santini dall'auto di destra. Vano prova a metterci la gamba ma non ci arriva, sfera a fondo campo. Al 16° Visconti per Mastalli, il cui sinistro termina lato. Al 20° Visconti per Semprini, che tocca di prima per Bianchimano. Il rimpallo con Gigli fa arrivare la sfera a Mastalli, che serve ancora a Bianchimano, destro angolato e Lucchese in vantaggio. I biancorossi accusano il colpo. Al 22° la Verone toglie letteralmente il pallone dalla testa di Tumbarello. Al 24° Visconti per Tumbarello, che si sistema la sfera e di destro calcia lato. Al 36° punizione di Di Quinzio. Zaccagno vola e ribatte. Mastalli recupera il pallone e appoggia per Visconti. Cross immediato per Bianchimano, che conclude sull'esterno della rete. Al 46° Mastalli avanza a destra. Rossetti non lo contrasta. Il numero 24 prende la mira e infila il 7. Gran gol! Si va all'intervallo con i toscani avanti 2-0. Al 16° della ripresa, il sinistro da fuori area del neoentrato Gabbianelli viene bloccato a terra da Cucchietti. Un minuto dopo, la conclusione di prima di Pasa è coraggiosa quanto lontana dal bersaglio. Ben più insidioso è il tentativo di Tanasa, da poco entrato in campo al 23°. Cucchietti deve ribattere. Al 27° Averi per Pasa, il cui filtrante è intercettato con una mano da Tiritiello. I biancorossi invocano il rigore. Per l'arbitro vicino l'azione, ma coperto da Mastalli, è tutto regolare. Al 31° Ravasio lavora palla a destra. Cross basso per Romero, che spedisce lontano dai pali di Zaccagno. Al 33° Averi mette in mezzo da sinistra. Merletti intercetta. Cross di Regini. Bruzzaniti e Santini toccano di testa. Rosso si coordina per la rovesciata, sfera lato. Al 39° Gabbianelli ci prova ancora. Il suo tiro, smorzato da un difensore, viene bloccato dall'estremo di casa. Al 46° triangolazione elegante, Gabbianelli, Pasa, Gabbianelli. Il cross del 10 è intercettato con un braccio da Romero in scivolata. Questa volta il signor Gangi indica il dischetto. Santini trasforma, nonostante Cucchietti si tuffi dalla parte giusta. Ed il Rimini accorcia le distanze. Quarto centro in 4 gare giocate per il numero 29 di Gaburro. Ma ormai è tardi, finisce 2-1 per la Lucchese, che raggiunge i romagnoli in classifica a quota 7. Domenica prossima il Romeo Neri arriva all'Alessandria, che ha rotto il ghiaccio battendo la capolista carrarese. Eccoci qua nuovamente insieme, allora abbiamo visto anche quanto è accaduto sabato a Lucca tra Lucchese e Rimini. Con chi ne parleremo? Con il nostro opinionista Cesare Trevisani. Buonasera a tutti. Buonasera Cesare. Il nostro opinionista Davide Baietta Baio. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Baio. E in collegamento Donatella Filippi. Buonasera Donatella. Buonasera. Allora, parto proprio da te. Non abbiamo ospiti del Rimini, lo diciamo perché i giocatori sono stati mandati, compreso lo staff tecnico, tutti a casa per votare e quindi rientreranno domani con l'allenamento e quindi non abbiamo, diciamo, nessuno qui in studio per quanto riguarda i calciatori e lo staff tecnico del Rimini. Quindi Donatella, parto da te, dicevo, questa partita che insomma a me non è che abbia fatto proprio impazzire, penso anche a tanti tifosi biancorossi. Sì, direi no, soprattutto se pensiamo a un primo tempo complicato. Una partenza buona del Rimini, almeno i primi 10 minuti, un quarto d'ora, poi non c'è stata molto più partita su un campo difficile perché era fango e pozzanghere, non era semplice giocare, ma Rimini mi dà l'idea che si è presentato lì pur sapendo che c'erano quelle condizioni meteo, senza avere un piano B. E quindi si è trovato un po' spiazzato, o perlomeno la Lucchese si è adattata meglio a quel tipo di campo, ha provato anche a tirare
Il problema del Rimini penso sia un po' quello di non averci neanche provato. Molte volte su quei tipi di terreni di gioco anche un tiro sporco può essere decisivo, e voler sempre entrare in porta col pallone su quei campi lì è complicato oggettivamente. Meglio nel secondo tempo, ma c'è anche da dire che la Chiesa nel secondo tempo ha poi giocato poco oggettivamente. Il Rimini ha provato a rimetterla in piedi, ci è riuscito troppo tardi, anche perché di occasioni importantissime ne ha avute poche, e poi era finita. Al momento del rigore di Santini praticamente la partita era finita. Eh sì, poi è rimasto solo un po' il rammarico per un altro episodio che tra poco vedremo da Moviola. Noi l'abbiamo sottolineato anche in questa cronaca che abbiamo fatto io e Baio sabato, l'esordio, l'abbiamo dovuto fare da studio perché non c'erano i tempi tecnici per organizzare la trasferta a Lucca, però insomma abbiamo visto chiaramente anche dal replay che quello insomma sembra rigore, ne parleremo dopo però. Vai, abbiamo seguito insieme questa partita, il mister che poi sentiremo non ha dato troppa importanza al gol subito al 20esimo, secondo noi invece è stato un gol che un po' ha fatto girare, ha dato una prima svolta alla partita, poi la seconda chiaramente è stato il 2-0 prima dell'intervallo che ha reso tutto molto ancora più complicato. Sì, io ribadisco quella che è stata la mia impressione in presa diretta. Per me c'è stato un Rimini prima e un Rimini dopo il primo gol della Lucchese. Anzi, ti dirò che nel primo quarto d'ora, il gol loro è arrivato al 20esimo, nel primo quarto d'ora avevo preferito il Rimini per come si proponeva, per la grande occasione purtroppo sciupata da Vano. Il gol secondo me è arrivato... Non facile però, va detto anche... No, non facile, però era un'occasione che secondo me si poteva sfruttare meglio abbassando la testa anziché alzare il piedone. Però ripeto, cioè, la cosa che spiace è che Rimini sia sparito dal campo una volta subita la rete, fino al colpo da KO del secondo gol nel recupero del primo tempo che sostanzialmente avrebbe ucciso chiunque. Cesare, tu come hai visto il Rimini? Hai visto anche un Rimini, diciamo, diverso dall'inizio dopo aver subito il gol? Sicuramente diverso tra il primo e il secondo tempo, quello penso l'abbiamo visto tutti, anche complice il cambio di modulo poi. Secondo me il Rimini è stato in partita, quando la partita era equilibrata solo all'inizio, quarto d'ora, ma sostanzialmente fino al gol direi. Fino al gol quasi, sì. Dopo ha perso lucidità, ha perso coraggio, ha rincorso troppo il pallone senza mai organizzare un pressing di squadra insieme. C'erano giocatori che correvano disperatamente dietro al pallone, soprattutto i centrocampisti, che non sono mai riusciti a trovare le distanze. Non credo che sia facile trovare le distanze, soprattutto in trasferta, quando una squadra è così anche aggressiva e anche così dinamica come la Lucchese, con un tridente un po' presuntuoso, però che osa molto come quello che ha schierato anche a Lucca Gaburro. Mi convince più in casa, quando la squadra è un po' più portata a gestire la partita su un campo che conosce, con la manovra che scorre un po' più fluida. Lì, quando devi fare i conti con l'avversario, mi sembra una squadra che fa più difficoltà ad adeguarsi. Il mister ha detto ci siamo rimasti sorpresi dal loro schieramento, ecco, bisognerebbe evitarlo di rimanere sorpresi da uno schieramento tattico, anche perché adesso non parlo di Gaburro ma parlo di tutti gli allenatori. Adesso, una volta c'erano dei luoghi comuni che ripetevano spesso, adesso quando rispondono alle domande sapevamo che, tutti dicono sapevamo che era forte, sapevamo che pressavano, e allora se lo sapevi... In questo caso, alla vigilia però, Donatella, il mister aveva detto non sappiamo bene che Lucchese a te aspettarci, questa volta probabilmente potrà essere più importante come ci adegueremo nell'arco della gara rispetto all'inizio. Ricordo bene, vero? Sì, esattamente così. Non sapevano cosa aspettarsi, mi è sembrato evidente, e dovremmo adeguarci, non è che sono riusciti ad adeguare tanto bene, insomma diciamo che le due cose non sono venute nessuna delle due alla perfezione. Eh sì, in effetti
un po', diciamo, sotto questo aspetto è mancato il Rimini. Meglio però Donatella quando poi è entrato Gabbianelli e è entrato anche Tanasa, con Pasa che è andato un po' più avanti. Quindi insomma qualche accorgimento Rimini ha fatto, forse però l'ha fatto in maniera tardiva per cambiare il match. Ma in realtà no, perché Gabbianelli, se non sbaglio, è entrato dopo 6-7 minuti, se Tanasa, vado a memoria, quindi è entrato praticamente subito. È chiaro che dopo un primo tempo del genere, nel secondo tempo niente che cambi qualcosa e provi a spingere un po' di più, chiaramente provi a cambiare l'inerzia della partita, e Rimini in qualche modo c'è anche riuscito, però occasioni importanti voi ve ne ricordate? A parte il tiro da fuori di Tanasa non c'è stato insomma granché, ecco, perché poi sono state due conclusioni però abbastanza deboli di Gabbianelli, però quelle non le possiamo neanche definire vere occasioni, e comunque insomma il tiro è stato un tiro da fuori area. Poi c'è stato quell'episodio del rigore non dato, che tra poco vedremo, che sicuramente ha un po' influito insomma su quello che insomma è stato poi il finale della partita, perché se fosse stato dato quel rigore e ovviamente se fosse stato trasformato, probabilmente avremmo visto un quarto d'ora finale più arrembante da parte del Rimini, cosa che invece non è stato. Però in effetti non c'è stato tantissimo. Un po' il cambio di modulo, soprattutto da quando è entrato Tanasa, secondo me ha fatto trarre un po' giovamento, Cesare, mi sembra, però alla manovra del Rimini. È ancora troppo poco, però nei due momenti che sono accaduti con il Cesena e a Lucca di convivenza fra Tanasa e Pasa, a me è parso sempre che le cose siano migliorate immediatamente. Non so se è un'indicazione per il futuro, io ho avuto la sensazione che Gaburo si sia infilato in una formazione in partenza poco gestibile dal punto di vista tattico, aveva già in campo tutto l'arsenale anche offensivo e non aveva più risorse per alimentarlo questo arsenale offensivo. Invece di partire, è molto facile fare questi ragionamenti a lunedì sera qui al caldo, beh però li però, facciamo apposta, ecco, invece, no. Invece di partire un po' più cauto, anche coprendoti, guarda la partita, hai 5 cambi e puoi cambiare la squadra radicalmente. Invece secondo me, soprattutto lì davanti, abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo, scoprendoci, no? Perché poi tutti gli ingressi ulteriori, a parte quello dei Gabbianelli di giocare dietro due punte, ma avevamo tanti esterni, ecco. È già la seconda volta che noto avvio del Rimini che non si trova in grado di leggere la partita e di adeguarsi di conseguenza. Ma con una squadra così in campo fai fatica a pareggiare dal punto di vista della parità numerica in mezzo al campo, il dinamismo degli avversari, perché comunque hai tanti giocatori offensivi, lasci molti spazi a centrocampo con un centrocampo a tre. Insomma, se gli altri sono bravi in giornata, un po' ti mettono in difficoltà. Ecco, se sei dubbioso sulla situazione della partita, mi verrebbe da dire parti un pochino più prudente, un pochino più coperto, e poi nel corso della gara ti muovi. Però, ripeto, torno a ripetere, è molto facile, è lunedì, però ci sono comunque opinioni che Gaburo potrebbe anche sconfessare. Donatella? No, volevo dire, sono d'accordo con quello che dice Cesare, però secondo me questo è il momento forse di capire chi è questa squadra, no? E che ruolo deve recitare in questo campionato. È prestissimo, sono passate pochissime partite, però forse è il momento di rendersi conto se è una squadra che può pensare di badare solo molto a se stessa o si deve preoccupare molto anche dell'avversario. E l'impressione che al momento nelle partite di settembre è che ancora non l'abbiamo capito, perché se io penso a Rimini con il Cesena o con la Lucchese, poi penso a quello con l'Entella, quello con l'Olbia, vedo delle squadre completamente diverse, ma in atteggiamento, proprio anche nello spirito, se vogliamo. E quindi qual è il Rimini? Questo è il momento di capirlo. Adesso ci saranno, mi sembra, ottobre 6 partite. Ecco, questo potrà essere un mese decisivo per capire che ruolo reciterà Rimini, non come andrà a finire chiaramente, però che ruolo potrà recitare Rimini, e anche se dovrà pensare magari nelle partite in trasferta di essere un po' meno spavaldo. Questo, Cesare, volevi dire, no? Sì,
Sì. Penso di sì. Tra l'altro, sì, se non erro, di queste 6, 4 in casa, sì, a ottobre. Sì. Poi c'è anche la Coppa, perché poi insomma inizia un tour de force adesso, perché ci sarà subito l'impegno di Coppa. Io non so se condividete, però vado dietro a quello che stavano dicendo Cesare e Dona. Sì, ritengo che probabilmente sia un Rimini in rodaggio, anche un pochettino alla ricerca di se stesso. Anche Gaburro in questa fase mi sembra ancora non avere probabilmente le idee chiarissime. È ovvio che se affronti una squadra come la Lucchese, che si è dimostrata, e questo sono parole del mister, cioè molto motivata, molto corta, molto combattiva, con molto sbilanciato in avanti, concedi la densità al centrocampo e vai incontro a situazioni come quella della partita di Lucca, dove un po', se vogliamo rovesciare il discorso, il Rimini ha fatto la parte che abbiamo visto fare all'Entella contro di noi, cioè una squadra probabilmente dall'assetto leggermente presuntuoso, diciamo così, che lascia ampi spazi alla manovra, soprattutto per vie centrali degli avversari, e a quel punto, poi dopo, quando la partita si incanala in un certo verso, come ha detto anche Cesare, non avevamo troppe armi per provare a ribaltarla. Gabbianelli è stato un tentativo, io probabilmente avrei buttato dentro anche Tonelli, che mi sembra in forma, però insomma si gioca su queste cose. La differenza, secondo me, del Rimini di Lucca e in casa col Cesena rispetto al Rimini di Chiavari e in casa con l'Olbia. Ecco, ha fatto Cesare, tra l'altro, Cesordo Gigli, è mancato però un po' per caratteristiche un giocatore come Panelli, che fa anche ripartire la manovra da dietro. Sì, non è che ci fosse tanto bisogno di ripartire, apri il campo, due, perché loro erano molto più, cioè l'Olbia qui secondo me ha praticamente non giocato dal punto di vista della pressione, lì era tutto un altro clima in campo, secondo me. Si è visto costretto Gaburro a schierare un giocatore che obiettivamente non può essere in condizione, no? Appena arrivato e si è allenato da solo prevalentemente, ho letto, per cui maggior ragione secondo me andava un po' più protetta anche quella presenza lì, un po' più di attenzione, perché comunque è vero che se è vero che abbiamo impostato poco, è vero che quel poco è quasi sempre toccato a Pietrangeli. Anche sul gol che abbiamo preso, sul primo, abbiamo pagato un po' questo poco dinamismo nel movimento di chiudere. Ecco, lo stiamo rivedendo. C'è stata anche un po' di sfortuna, perché il rimpallo di Gigli obiettivamente è stato sfortunato, e lì è mancata un po' di tempo, un po' di cattiveria, un po' di una chiusura più forte. Eravamo molto lontani dalla porta, si poteva compiere anche un fallo. Anche un fallo, però. Qui diciamo però che c'è stato praticamente un buco che si è creato proprio da quel rimpallo, anche diciamo fortunoso e sfortunato invece per il Rimini, perché poi dopo la chiusura in diagonale è arrivata diciamo in ritardo, no, rispetto al ma perché nessuno si aspettava che poi quel pallone potesse rimanere là ed essere subito ridato a Biancospino, che è andato a fare a Bianchimano, che è andato a fare poi... è stato Pietrangeli, perché quel passaggio dietro le sue spalle, secondo me, non so fino a che punto fosse voluto. Mi è sembrato quasi più averlo colpito male il giocatore della Lucchese. Ha colto Pietrangeli a metà del guado, lui stava cercando di anticipare, il pallone gli è passato dietro la schiena, e da lì è nato tutto il contrasto di Gigli, e poi Reggini, che da sinistra era ovviamente a metà strada, perché certo, se chiudeva più rapidamente lasciava libero completamente l'altro, e lì sono scelte che fai. È stato bravo a trovare l'angolino, e quindi bravo lui. Sì, diciamo fortunosa l'azione a livello iniziale, e poi dopo bravi comunque anche i giocatori della Lucchese. Allora, tra poco volevo sentire anche Donatella Filippi per quanto riguarda i due gol. Prima però andiamo da Bike Service e poi andiamo a rivedere sia il gol di Bianchimano sia il gol molto bello, tra l'altro, di Mastalla.
Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. E allora io direi di andare a rivedere, Donatella, chiedo anche a te la tua opinione su questo gol di Bianchimano, perché sicuramente si è creato un buco difensivo, si è creato anche per una situazione diciamo fortunosa, perché c'è stato questo rimpallo che sicuramente non ha favorito la retroguardia di Biancorossa, che comunque non era ben posizionata. Poi giustamente insomma la diagonale dei Regini è stata tra virgolette incerta, ma perché era difficile prendere subito una decisione su dove andare a coprire. Allora se il nostro Gianmarco ci fa rivedere il gol, il primo, così lo rivediamo, perché questo tocco ecco manda di fatto fuori causa, fa stare fuori posizione Pietrangeli, e poi c'è questo rimpallo davvero diciamo sfortunato, perché qui arriva per primo sul pallone Gigli, ma lo calcia sulla gamba dell'avversario, e poi devo dire anche bravi i giocatori della squadra di casa, soprattutto Mastalli, che non solo ha fatto il gol ma ha fatto anche un assist molto intelligente, perché gli ha dato subito quel pallone. E quindi lì chiaramente c'è stato quell'attimo, vediamo anche l'attimo di titubanza nella chiusura di Regini, che sta andando in diagonale, guardate il giocatore che è dal settore di sinistra si accentra, ecco, ha un attimo di decisione nel pensare che possa poi scaricare su un compagno, e invece lui si sistema il pallone e calcia. Quindi ecco, tra l'altro, come dice Cesare, forse rivedendolo ancora una volta, questo primo tocco non so quanto sia stato voluto, perché è sembrato il giocatore stesso che l'ha fatto sorpreso di dove sia andato a finire il pallone, quasi come se praticamente alla fine gli fosse andato un po' via, gli fosse scappato via un po' dalla scarpa. Però Gigli molto morbido, cioè quel pallone deve finire in tribuna, non giocato neanche troppo potentemente verso l'avversario, cioè lì è una leggerezza che paghi carissima. Ecco, Donatella, leggendo anche il linguaggio del corpo, sembra praticamente il giocatore che fa il passaggio in avanti, praticamente sembra Semprini, sembra praticamente quasi dire mannaggialo, è andata così, e invece dopo gli va benissimo. Ti sei mutata, ok? No, giuro che non ho toccato niente. No, niente, non ti sentivo. Non cominciare subito a bacchettarmi anche quando non devi. No, è colpa mia, deve essere l'orecchio che... Sì, pure sordo sei. No, allora, vai pure, vai pure. L'impressione che ho avuto vedendolo, insomma, appena l'ho visto, è che Pietrangeli fosse un passo in avanti ed è stato preso in mezzo, e ci fosse troppa distanza con Gigli, che Gigli fosse un passo indietro. Quindi nel momento in cui quel pallone passa lì in mezzo, Pietrangeli viene scavalcato e preso in mezzo dai due attaccanti della Lucchese, e Gigli arriva in ritardo, e l'unica cosa che può fare dopo, se è arrivato morbido, poco morbido, poteva finire quel pallone come un rimpallo da un'altra parte, possiamo stare a discutere di tutto, però che fossero effettivamente tanto distanti loro, tra loro due. Non erano posizionati benissimo, né Pietrangeli né Gigli. No, indubbiamente, insomma, qui ci sono delle responsabilità, insomma, della difesa su questo gol. Andiamo a vedere il secondo, che è stata una gran prodezza, devo dire, da parte di Mastalli, però va anche detto che non è stato, diciamo, contrastato praticamente da nessuno, perché prima Rossetti di fatto gli passa davanti, poi va a prendere il giocatore che sta salendo in fascia per un'eventuale sovrapposizione, e nessuno però anche dalla difesa, ecco, guardate, Rossetti praticamente lo lascia andare, ma anche dalla difesa nessuno sale poi prima che poi possa scoccare il tiro. Poi lui bravissimo, perché insomma tira un pallone sotto l'incrocio, e quindi c'è anche tanta bravura del giocatore, però magari una chiusura un po' anche tardiva da parte del Rimini e un mancato contrasto iniziale si possono imputare un po' anche alla retroguardia biancorossa, Cesare. Sì, secondo me lì non si sono proprio capiti bene tra Rossetti e Regini, perché se Rossetti decide di seguire la sovrapposizione, Regini deve uscire immediatamente a contrastarlo.
c'è da dire che quasi lui, no, quasi lui sperava che tirasse da di lì, perché obiettivamente è una situazione nella quale ti viene da dire tira, che tanto da qui cosa vuoi combinare. E invece, invece ha tirato invece fuori. Ha fatto un gol straordinario, imparabile, lui è stato veramente molto bravo. Ci puoi far poco di più, però obiettivamente ha fatto un gol bellissimo. È vero, però rimane Baio qui l'indecisione della, diciamo, questa mancata intesa, se vogliamo, no? Perché Rossetti lo lascia passare, e però se nessuno poi va a chiudere, e poi dopo lui può tirare, chiaro, insomma, che 9 volte su 10 il pallone non va a finire lì, però capita anche che poi venga fuori un gol del genere. Beh, fa il paio, diciamo, a livello di mancati automatismi con il primo gol, però lampante secondo me che con un'azione che si sviluppa in un passaggio e una discesa lungo l'out di destra, il Rimini era già piazzato per il cross, cioè lì devi stare più alto secondo me, se mai rinculi, come si suol dire, invece erano tutti già pronti per un cross che non c'è mai stato, sinceramente. Certo, perché invece ha tirato. Questo però è una leggerezza mica banale, cioè lì devi stare alto, poi indietreggi, invece erano già tutti belli piazzati come un presepe. Perché aspettavano lo scarico sulla fascia per il cross, però in effetti c'è stata un'altra lettura, diciamo, non corretta in questo caso, che può succedere, però no, insomma, no, certo. c'è un errore. C'è automatismi, un errore. Però anche decisione, perché non è certo. Vero che Gigli è in ritardo sul primo gol, è in anticipo, è lui che colpisce la palla. Sì, però la Donatella diceva... Cioè, è in ritardo... Era lontano rispetto a dove era posizionato l'attaccante ed il pallone. Poi che tutto nasca da un tocco fortuito, mi sembra, guardando anche proprio il linguaggio del corpo, che mi sembra più che un'ipotesi, perché lui la prende male e poi alla fine va a finire proprio nel buco, tagliando fuori Pietrangeli, che invece era nella posizione per lo scambio corto, per contrastare lo scambio corto. Quindi c'è stata sicuramente anche un po' di fortuna, no? In avvio dell'azione, anche bravura poi dopo nel completarla e nel tirare il pallone all'angolino, però anche da parte del Rimini qualche errore c'è stato, sia in occasione del primo che in occasione del secondo pur bellissimo gol. Donatella, tra l'altro, mister Gaburo lamentava anche per quanto riguarda il secondo il fatto che il pallone fosse, diciamo, prima del Rimini, che il Rimini abbia di fatto perso un pallone e permesso questa ultima azione alla Lucchese quando ormai il tempo era finito. Sì, va bene, ci sta tutto, quello che dite ci sta tutto, ci sta quello che dice il mister, ma è anche vero che tutte le volte che c'è un gol da fuori area sento dire perché non sono andate a chiudere prima. Cioè, diciamo che il giocatore della Lucchese ha fatto un gran gol, perché il 90% delle volte da lì tirano a casa mia i giocatori in Serie C. spesso. Poi dopo ti capita che trova un tiro bello, ha fatto un gol bello, l'ha messa nel posto giusto, poi abbia avuto un millimetro in più di spazio per fare il tiro, si poteva abbattere prima di tirarsi, sì, probabilmente sì, però quanti tiri da lì vediamo? No, è vero, no, ma questo è sulla bravura di Mastalli... E sulla precisione del suo tiro nessuno pone nessun dubbio, è soltanto per capire se c'è anche una responsabilità da parte del Rimini. È chiaro che dicevamo 9 volte su 10 il pallone non va a finire lì, e quindi o la para il portiere o va davvero lontano dalla porta, o ci va vicino ma non va lì dove è andata a finire. E questa volta il Rimini è stato anche sfortunato, però c'è... No, c'è anche che vedo più errore sul primo che sul secondo, ecco. Se proprio devo... Certo, no, quello è in dubbio, sì, io penso che la lettura di Donatella sia corretta. Allora, adesso andiamo a sentire che cosa ha detto Marco Gaburro, perché ci dà spunto, anche se poi è stato sabato, però abbiamo voluto riprendere questa parte del suo dopogara, perché ci dà spunto per parlare di quello che è un po' un problema di questo inizio di stagione, quando Rimini incontra un certo tipo di squadre. Sentiamo Gaburro. È stata una partita... fatta di tanti momenti molto diversi tra loro. Secondo me siamo stati troppo in difficoltà a adattarci al loro modulo del primo tempo, che ci ha un po' sorpreso, onestamente,
però siamo una squadra che ha già un percorso, seppur breve, alle spalle, che secondo me deve essere in grado di capire prima come sistemarsi per soffocare l'iniziazione avversaria. Invece, secondo me, il primo tempo abbiamo fatto confusione nella pressione e purtroppo loro hanno avuto più iniziativa. Sull'iniziazione arrivavamo sempre dopo. Sapevamo che era un primo tempo difficile, sapevamo che loro sarebbero partiti forti, sapevamo tutto, però secondo me siamo stati troppo impreparati dal punto di vista difensivo di squadra in generale per reggere l'urto. Poi volete che vi dica, il secondo gol è pesante perché comunque se finisce 1-0 per la Lucchese il primo tempo, secondo me è una partita diversa e purtroppo quando prendi due gol diventa una partita molto più difficile. Poi è chiaro che l'inerzia è quella lì, la Lucchese si abbassa, te fai la partita, cioè mi sembra anche normale. Quelli che sono entrati anche molto bene. Abbiamo sicuramente avuto in mano il pallino nella maggior parte del secondo tempo, però poi li devi trovare 2-1 prima per pensare di poter pareggiare la partita. Sono state anche diverse situazioni che si poteva anche trovare nelle mischie varie, però non può finire 2-0 il primo tempo. Noi dobbiamo fare autocritica su quello che è stato il nostro primo tempo. Purtroppo è la seconda volta che ci capita di partire contro una squadra che parte forte, ci è successo anche col Cesena. Secondo me col Cesena eravamo più impreparati di oggi, però abbiamo pagato anche oggi e questa cosa qui ci deve insegnare. Ecco, proprio questo, no, Ilaria, il punto. Cioè, nelle due partite con squadre che hanno aggredito il Rimini, quindi Cesena e Lucchese, che l'hanno aggredito anche con giocatori fisici, con attaccanti fisici, c'è stata questa difficoltà. Sì, sicuramente sabato secondo me il Rimini si aspettava una squadra appena ha visto che questa squadra non aveva le giocate, i movimenti che probabilmente aveva preparato in settimana e mi permetto di dire che forse il Rimini è stato un po' piatto, ha subito molto la Lucchese e quindi i due gol sono stati secondo me un po' un regalo perché nel primo c'è stata poca cattiveria, nel secondo da portiere mi permetto di dire che sicuramente ha fatto un bel gol, però in Serie C non può esistere che si fa tirare il giocatore da lì e io questo lo dico sempre anche quando gioco perché prendi una deviazione o altro, comunque prendi gol. Quindi tu ti saresti arrabbiata più sul secondo che sul primo? Per il ruolo che faccio io, sì, perché comunque quando tirano è sempre un pericolo e può succedere il tiro della domenica e prendi gol. Quindi, Anche del sabato a volte, sì, del in questo sabato. caso. E quindi questo è stato un po' quanto. Sicuramente condivido con Mister Gaburro, e se finiva 1-0 il primo tempo, secondo me Rimini scendeva in campo con un altro carisma, con un altro entusiasmo e probabilmente non nascondo che forse non la vittoria, però un buon pareggio meritato lo portava a casa. Il 2-0 ha tagliato sicuramente le gambe. Donatella, ma è un Rimini che, perlomeno in queste giornate, soffre tanto, diciamo, la pressione avversaria quando viene portata, come nei casi di Cesena e Lucca, con giocatori che sono anche fisici e che quindi riescono a dare magari ancora più fastidio a chi poi deve far partire la manovra. Sì, però non è che Rimini non abbia giocatori fisici, cioè il Rimini quest'anno ha tanti giocatori fisici, quindi è un po' inspiegabile, no, da questo punto di vista. Cioè, abbiamo ancora troppi pochi termini di paragone, secondo me, almeno io, per poter dare un giudizio. È chiaro se pensiamo alle partite molto diverse tra loro, con Cesena e con la Lucchese, viene da dire che effettivamente soffri questa pressione avversaria. Ma la mia idea è anche che magari ci sono giornate in cui non ti riesce subito tutto facile e poi ti perdi un po', magari subisci gol, cioè, bisogna vedere se è una cosa caratteriale o se è una cosa puramente tattica. Io ancora non l'ho capito. Cesare, secondo te? È più caratteriale o tattica? Secondo me in questo momento è più tattica, è più un lavoro di Gaburro che deve cercare di
di dare a questa squadra un pochino più di certezza nell'impostazione del gioco. Io mi ricordo per esempio l'anno scorso quando, a parte che l'avvio di azione che nasce dai centrali, diciamo così, quest'anno ci vede un po' in difficoltà perché i centrali sono cambiati molto. C'è stato Allievi, c'è stato Spesso. C'è stato Panelli, adesso c'è stato Gigli di fianco a Pietrangeli. E comunque l'anno scorso quando appoggiavamo la manovra avevamo più riferimenti, da Tanasa ai due esterni che scendevano, magari Gabbianelli a prendere il pallone, oppure lo stesso Piscitello, oppure mi ricordo manovravamo da una parte, isolavamo Piscitello e poi andavamo a cercare improvvisamente. Insomma c'erano alcuni riferimenti di squadra all'interno del campo per ricevere il pallone e gestirlo. Ci sta mancando un po' questo perché là davanti con questi tre siamo molto offensivi e l'unico che ha un po' queste caratteristiche è Sereni, che però per le caratteristiche che ha, per me è molto bene che giochi molto vicino alla porta, perché con quella rapidità e facilità di calcio che ha è un giocatore molto pericoloso negli ultimi 25-30 metri. Le due mezzali sono due mezzali di profondità, sono due mezzali che non vengono molto incontro ad aiutare, vanno molto verso la corrono molto in verticale, sia verso la porta che al ritorno. Quindi secondo me è ancora un lavoro da fare nel cercare dei punti di riferimento certi nel campo. Per quello che dico, che quando Tanasa e Pasa hanno giocato insieme, a me è parso che era un po' tutto venisse meglio, perché la squadra forse aveva un punto di riferimento in più su cui appoggiarsi. Io credo che sia un lavoro da compiere, perché non dobbiamo dimenticarci che è una squadra completamente nuova, completamente rinnovata, certo. E che sta cercando una sua fisionomia. L'importante è non essere mai presuntuosi, insomma, pensare che adattarsi agli altri e partire prudenti per leggere la partita e crearti anche delle sicurezze sia un modo per portare a casa dei risultati. Perché stiamo imparando in questa categoria che a prendere gol ci vuole pochissimo. È vero, è vero. E tra l'altro un giocatore di raccordo come Tonelli questa volta forse un po' anche mancato, no? Perché aveva fatto bene anche in altre occasioni proprio questo ruolo proprio di raccordo tra diciamo il centrocampo e l'attacco. Assolutamente sì, anche perché se andiamo a vedere nel primo tempo un uomo a centrocampo l'abbiamo tra virgolette regalato, cioè eravamo in inferiorità. E onestamente, visto questo tipo di problematiche di cui stiamo parlando, cioè un'alternanza tra i centrali che non giova certo all'inizio della manovra, io mi sarei aspettato un Pasa qualche metro più basso per andare a farsi consegnare il pallone, anche perché lui è uno molto bravo, secondo me, proprio ad avviare l'azione andando ad evitare il pressing asfissiante che la squadra avversaria ti può portare, soprattutto quando è corta come era la Lucchese sabato. E invece questo non è successo, nel primo tempo Pasa si è visto pochissimo e è chiaro che poi dopo quando provi a sistemare le cose che un pochettino i buoi sono già fuori dal recinto, a volte ci riesci e a volte non ci riesci. Certo, certo. Allora andiamo a vedere la nota positiva principale di questa trasferta. Andiamo a vedere i tifosi biancorossi a Lucca, presenti comunque in buon numero, sotto la pioggia, con cori costanti, come al solito dall'inizio alla fine. E direi che vale la pena spendere Cesare a due parole per i tifosi del Rimini, perché davvero stanno seguendo la squadra e anche quando arriva la sconfitta poi comunque ugualmente appoggiano la squadra nella maniera diciamo positiva, no? Nel senso che non ci sono state anche dopo il derby contestazioni, ma tanto affetto e penso che questo aiuti anche la squadra e i giocatori. C'è un clima positivo intorno alla squadra che in dubbio è merito della campagna acquisti, è merito dell'eredità del campionato scorso, delle azioni della società sugli abbonamenti in curva che sono stati molto numerosi, e questo risultato e questo clima positivo che c'è, che anche si rende concretamente visibile con queste presenze, andrebbe davvero alimentato con qualche bel risultato. Ecco, purtroppo la partita molto attesa non è finita bene, però subito dopo ecco, ci sono stati due gran bei risultati. Adesso fare i puntati sulla sfida contro l'Alessandria, ma perché questo fiore sbocci definitivamente, i risultati sono fondamentali. Sì, Roberto, volevo aggiungere a questo proposito due cose.
La prima credo che sia già, insomma, di dominio pubblico di tutti, che la campagna abbonamenti è stata prorogata fino alla fine del mese di settembre. E l'altra cosa che è un po' più recente è che l'associazione Amici del Rimini, al quale mi onoro di essere tesserato, mette a disposizione degli abbonamenti di centrale per gli iscritti che volessero portare un amico, che poi se si dovesse tesserare alla stazione tanto meglio. Quindi per i tesserati della sezione Amici del Rimini Calcio o anche eventuali amici dei tesserati sono a disposizione delle tessere di centrale al prezzo dei distinti. Molto bene, una bella iniziativa che abbiamo pubblicato anche su News Rimini oggi, riprendendola proprio dalla pagina Facebook degli Amici del Rimini Calcio. A proposito di amici che seguono il Rimini, da casa cosa ci scrivono? Buonasera a tutti, vi guardo da casa, copertina influenza. Se lunedì non sono in studio con voi va tutto storto. Peccato per il Rimini, ma io ve l'ho detto che porto fortuna. Ho già intuito chi possa essere. Un saluto al mio mentore Roberto, alla biondina e a tutti gli opinionisti. La mora di Icaro TV. Un saluto a Baio dalla mamma di Mary. Tra parentesi, se non la bloccate diventa pericolosa. Va bene. Allora, c'era anche una cosa che giriamo subito a Donatella, visto che riguarda il Carlino. Una richiesta che viene da Castenaso, quindi la giriamo. Buonasera, complimenti per la simpatia e competenza. Grazie. Mi potete dire voi giornalisti appassionati romagnoli il perché il Carlino Bologna non mette più risultati e tabellini come tempo fa che era il suo successo? Luca di Castenaso. Donatella, perché non mettete più i tabellini che Luca vuole, i tabellini sul Carlino? Ma non so che tabellini, di quale categoria, Luca, dicci di quale categoria. Dicci di quale categoria Luca, probabilmente, insomma, ho visto un po' tutti i giornali, hanno ridotto chiaramente Sì, sarà una questione di spazi, i campionati, sì, per una questione di spazi, di pagine, certo. Va bene, però l'abbiamo girata, così lo puoi anche girare ai colleghi di Bologna. Mi farò portatrice di questa. Brava, vediamo. E poi? Primo tempo così così, ma al secondo tempo ci manca un'espulsione netta al 60esimo, doppio giallo. E un altro rigore, la storia sarebbe cambiata. Ma va bene così, forza Rimini. Eh sì. Ah, poi prima chiaramente abbiamo salutato anche Mary da casa, speriamo che, sì, che l'influenza passi, perché ti vogliamo qua. Anzi, prima domenica allo stadio a portar fortuna, perché insomma hai promesso che adesso verrai sempre allo stadio, e poi lunedì qui in trasmissione. Allora, visto che si parla di Moviola, adesso andiamo da un amico della nostra trasmissione, il quartino, e poi pagina dedicata alla Moviola. Il piacere della tipica ospitalità romagnola rivive ogni giorno all'Osteria Il Quartino. A pranzo, a cena, da 25 anni serviamo le specialità tipiche della tradizione accompagnate dai migliori vini. Oggi alla nostra proverbiale affidabilità aggiungiamo tutta la sicurezza che cerchi in questo nuovo inizio. Osteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. E allora, visto che ce lo chiedono anche da casa, pagina della Moviola, ricordo l'episodio che abbiamo descritto in cronaca anche, c'era stato un fallo da parte di un giocatore ammonito e l'arbitro non è stato il secondo giallo, però insomma non abbiamo quell'episodio perché ricordiamo le immagini arrivano direttamente dalla Lega e quindi non è stato selezionato perché non era un'azione pericolosa e ritenuta rilevante. Invece abbiamo i due falli di mano, uno non punito e uno invece punito, quando ormai purtroppo per il Rimini era già troppo tardi. L'arbitro è Mauro Gangi di Enna. Allora partiamo dal minuto 27 della ripresa con Averi che lavora palla, poi tocca per Pasa prova a far filtrare verso un compagno, c'era Santini in area e non solo lui, alle sue spalle c'erano anche altri giocatori biancorossi. Ecco, vediamo, il pallone è stoppato con un braccio da Tiritiello, dal capitano della Lucchese, e io questo, cioè, non l'abbiamo visto, l'abbiamo detto e ridetto anche durante la radiocronaca, cioè questo è un rigore netto che non è stato dato a Rimini, e la motivazione la possiamo soltanto presumere nel fatto che il direttore di gara abbia proprio in quel momento Mastalli che gli sta passando davanti, che quindi non abbia visto il braccio,
perché altre motivazioni io non ne vedo, tant'è che guardate anche l'atteggiamento dei giocatori della Lucchese, guardate bene che si fermano tutti, guardate, dopo il tocco tutti aspettano il fischio, guardate, si fermano e poi ripartono, quindi tutti erano convinti che fischiasse il rigore a partire dal giocatore che ha toccato, guardate, è fermo lì e poi no, ma si gioca e poi vanno. Baio? Allora, a parte che ci può stare che l'arbitro sia impallato, ma ci sono anche i suoi collaboratori, prima considerazione. Sì, che forse in questo caso però seconda considerazione, non possono essere posizionati bene come lui. Che ha già fatto Cesare prima. Cioè, cosa sbracci a fare? Cioè, se non hai visto niente, cioè, non devi dire non c'è niente. Non hai visto, basta, non sbracci niente. Questo... Terza considerazione, cioè, guardate dove va la palla e con cosa può averla presa. Lo so, l'unica ragazzi, attenuante però, che gli posso dare che è un somaro l'arbitro è che lui non l'abbia vista perché aveva il corpo di Mastalla che gli occludeva la visuale, però non ne vedo altro, cioè questo è, c'è poco da dire, questo è un rigore non dato, netto. Cioè, penso che questo qui, se ci fosse stato il VAR, visto che era stato richiesto proprio la settimana scorsa dal tecnico dell'Olbia, cioè questo qui è più rigore di così. Anche i giocatori della Lucchese, è proprio emblematico. Si fermano tutti convinti che abbia fischiato il rigore, ma il fischio non arriva e poi allora riprendono a giocare. Donatella? Rigore. Devo dire, rigore, non so se ha visto o non ha visto, dall'atteggiamento che ha avuto l'arbitro sembrerebbe aver visto, perché uno che dice che non c'è niente vuol dire che ha visto. Allora, se dovesse aver visto e non aver dato questo rigore, ritorniamo alla tesi di Cesare. non fare partire Cesare, che pure dopo abbiamo finito. L'ho lasciato per ultimo Cesare per questo episodio, proprio per questo, perché cioè qui si è visto il fallo di mano, non ha dato rigore, onestamente, insomma, non è, cioè, non può essere obiettivo, perché come si fa a non dare un rigore così? Cioè, allora non esiste il fallo di mano in area se uno non dà un rigore così. Purtroppo era impallato e secondo me non l'ha visto. Anche secondo me non l'ha visto, perché non è possibile se no non dare un rigore. Se aveva la visuale libera, ovviamente avrebbe fischiato il calcio di rigore, perché era... Anche se sono d'accordo con Baio, tutto sto sbracciarsi per dire non c'è niente. Il punto è quello, che se tu sbracci in quel modo lì, mostri che di aver visto e di aver valutato che non è rigore. Ecco, in quel caso lì... Sei somaro. E quindi alla fine l'ho detto io, quindi alla fine momento. Torniamo alla tesi di Cesare, che insomma a volte noi cerchiamo, però qui c'è, cioè, questo rigore che non è stato dato a Rimini, punto e basta. Cioè, qui siamo al 27esimo della ripresa, il Rimini avrà giocato male tutto quello che si vuole, però se qui fa il gol vediamo un finale di partita diverso, e poi se arriva anche l'altro fallo di mano vediamo anche un 2-2 piuttosto che una sconfitta. Sinceramente negli ultimi 10 minuti la Lucchese mi sembrava in difficoltà anche fisica. Il Rimini mi sembrava che stesse meglio, più brillante, più aggressivo, nonostante fosse sotto di due gol, e anche qui pochissimo che si è giocato dopo ti dava l'idea di una squadra che annaspava un pochino, che si è attaccata veramente a tutto pur di perdere tempo. Mi sembravano in difficoltà, e averli messi in difficoltà un quarto d'ora, 20 minuti prima, obiettivamente sarebbe stato un po' diverso. Eh già. Andiamo a vedere il secondo episodio, al quale dedicheremo meno tempo, perché qui siamo al 91esimo ed è il rigore che invece è stato fischiato, accordato al Rimini. Andiamo a vedere con il nostro Gianmarco Zannoni il secondo episodio da Moviola. Ecco, vediamo ancora questa bella triangolazione, tra l'altro, che possiamo vedere e rivedere, perché è stata davvero apprezzabile, con questo tocco di Gabbianelli, poi il pallone di ritorno di Pasa, il cross di Gabbianelli, il pallone intercettato nettamente con un braccio da Romero in scivolata, però insomma questo è un altro rigore netto, perché qui proprio va a parare, evitare che il pallone possa arrivare in mezzo. Quindi qui penso che, al di là di apprezzare nuovamente questa bellissima triangolazione, ci sia poco da dire, insomma questo è un altro rigore netto. Vado da Donatella. Sì. Qui non era impallato, però era più lontano, però nonostante questo ha visto.
Sì, qui è visto. Però nel primo io l'unica giustificazione che gli posso dare è che lui non abbia visto proprio il tocco di mano, perché... Sì, però era vicino, cioè lì era vicino. Era vicino, sì sì, era vicino, però diciamo che è stato sfortunato il Rimini soprattutto nel fatto che ci sia stato il giocatore Mastaldi che gli si è passato davanti, che secondo me in effetti gli ha coperto questo braccio, perché se lui ha visto il braccio non può non dare rigore, secondo me, cioè non esiste non dare un rigore così solare con un fallo di mano così netto. Questo è rigore per tutti, non mi sembra che non ci siano delle grandi discussioni. Sì. Meno volontario anche. Meno volontario, però secondo me. Cioè, più il primo del secondo, ma questo è rigore uguale. Cioè, nel senso che qui comunque lui è scoordinato, tocca con il braccio e quindi non penso che ci siano discussioni neanche su questo, insomma. No, e aggiungo che se avesse dato il primo rigore Tiritiello sarebbe stato ammonito, ed era già ammonito. E quindi, anche quello sarebbe stato... Quindi a 20 minuti dalla fine avevi accorciato le distanze e lasciato il La Lucchese in 10. Quindi avrebbe vinto 3-2 alla fine il Rimini praticamente. Siamo arrivati alla fine che... troppi se. Stasera vero, i se compensano, i sapevamo. Allora, ribadiamo, la prestazione del Rimini non è stata all'altezza, lo diciamo e lo sottolineiamo, perché sennò sembra che uno dica però è così, non è stata all'altezza. Il primo tempo è stato davvero brutto, soprattutto dopo il primo gol subito, però rimane il rammarico del fatto che, nonostante tutto, se fosse stato dato come, insomma, giustizia avrebbe voluto quel rigore, magari avrebbe cambiato la storia della partita e magari Rimini sarebbe tornato sì con una prestazione su cui riflettere, ma anche magari con qualcosa di più che 0 punti, no? Anche perché, Roberto, l'abbiamo sottolineato in telecronaca, cioè, la psicologia degli episodi è quella che spesso indirizza l'inerzia della gara. Cioè il Rimini ha preso gol e ha calato le orecchie. Facendo gol magari, e poi, come dice Cesare, c'era stato anche un calo abbastanza netto della Lucchese, che praticamente stava cercando anche con i raccattapalle, abbiamo pure anche sottolineato durante la radiocronaca, anche praticamente di nascondere il pallone, di darlo lontano, cioè quelle cose che si fanno sempre, insomma, nel calcio italiano. Non è che ne facciano solo loro, ci mancherebbe, però è una cosa sulla quale noi diciamo sempre, sperando che un giorno si arrivi a che si insegni anche raccattapalle a dare la palla a chi la devono dare senza perdere tempo, ma non so se ci arriveremo mai. Allora andiamo da un altro amico della nostra trasmissione, ovvero Ruggeri. Una storia cominciata nel 1937 con una piccola bottega di biciclette affacciata sul Corso d'Augusto. Oggi la nostra azienda è cresciuta assieme alla città, con 2 sedi sulla nuova circonvallazione, dove scegliere un'auto nuova Citroën o Kia o un'auto usata o seminuova. Un reparto è stato dedicato alla gamma premium, auto di prestigio recenti e a bassa percorrenza. Quello che è rimasto intatto è lo spirito antico basato sul rapporto personale e sul piacere di essere utili. Ruggeri muove Rimini da 80 anni. Allora, questo messaggio non c'entra niente col calcio, però siccome c'è stato scritto per favore leggetelo, perché ci sta guardando, cosa dobbiamo dire? Ti amo Paspulina. Ecco, questo è un messaggio, facciamo anche queste cose qua un po' più da trasmissioni sentimentali che trasmissioni sul calcio. E allora, andiamo a vedere anche il miglior biancorosso in campo. Parto da Cesare, qual è stato il tuo preferito? Un po' difficile, però certo quello che ha inciso di più sulla partita è stato Gabbianelli. Quindi Gabbianelli. Baio? Santini. Perché comunque si è sbattuto, lo trovavi ovunque, in tutte le parti del campo, e direi che in un ottimo momento di forma. Donatella? Allora, io adoro Santini perché adoro gli attaccanti che si vanno a prendere la palla dal portiere, cioè proprio per indole mi piacciono, però a quest'uomo non è che lo possiamo far morire, qualche pallone ogni tanto glielo dobbiamo anche dare senza che se lo venga a prendere, no? Troppo lontano. Però stavolta dico Gabbianelli. Tu invece che non era sicuramente il suo campo, cioè quello non era sicuro, non si può dire che quello fosse il campo di Gabbianelli. È vero, però è stato quello che ha cercato di incidere di più e forse quello che ha dato un'impronta un po' diversa alla partita, alla ripresa della Rimini. Ma io finora ho sempre detto Pietrangeli, però domenica
Anch'io sono dell'idea come Baio, mi è piaciuto molto Santini. Sabato, scusate. Sabato, sì, certo. Allora, Santini ha preso il 10% dei voti e non è chiaramente, insomma, con questa percentuale il giocatore più votato. Sarà deluso come Calenda. Andiamo sul podio con Andrei Tanasa, 13% dei voti. La cosa che fa riflettere è proprio questo podio, che continuo a leggere. Secondo posto per Kevin Avery con il 29% dei voti. E la sua clac. Sì, anche se a me personalmente non è dispiaciuto, perché comunque è stata dalla sua parte che poi sono arrivate le due azioni, diciamo, più incisive del Rimini, ovvero i due episodi da rigore. E primo posto per Gianmarco Gabbianelli con il 31% dei voti. Quindi la cosa che però fa riflettere è che stiamo parlando di giocatori subentrati. Quindi il podio è formato da giocatori che sono entrati durante la partita in corso. Vabbè, ho capito, non era difficile far meglio di quelli che avevano giocato fin lì, però che avevano preso Ho capito, però quelli che hanno avuto a disposizione 90 minuti non sono stati, diciamo, premiati dal nostro attento pubblico, insomma, di casa, che comunque ha detto Gabbianelli, come poi si è capito, insomma, anche qui in studio dal nostro mini sondaggio. Allora, bene, adesso andiamo da Ottica Ferri, ricordando che anche quest'anno premieremo insieme ad Ottica Ferri come calcio.basket il miglior under biancorosso della prima squadra, e poi andremo a vedere anche che cosa è accaduto sugli altri campi. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Eccoci qua, allora andiamo a vedere, dicevo, quello che è accaduto sugli altri campi. Cesare, qui abbiamo comunque qualche sorpresa. Una grossissima sorpresa riguarda il prossimo avversario dei biancorossi, perché l'Alessandria, che sembrava in profonda crisi in questo avvio di torneo, una squadra molto rinnovata, molto ringiovanita, è andata a battere invece chi era stata una rivelazione fino a quel momento, perché era a punteggio pieno ed era la Carrarese. Questo direi che è la sorpresa numero uno, mi sembra, no? Sì, anche se, insomma, prima o poi Alessandria dovrà muovere anche la sua classifica. Domenica rincontreremo Marietta, che è portiere attualmente dell'Alessandria. Sì. Quindi, però, insomma, Assilla in attacco è pur sempre un giocatore di un certo peso, di un certo rilievo. È il risultato più sorprendente, non tanto perché ha vinto l'Alessandria, quanto perché la Carrarese, che veniva da quattro vittorie consecutive, ha perso la partita. Continua a balbettare il Cesena, io ho visto abbastanza di quella partita, e comunque davanti aveva una squadra che ha tirato poco in porta, ma a cui è molto complicato segnare. C'è una categoria di squadre in questo campionato che, se non le, che magari non sono da primi 8-9 posti, 7-8 posti, ma se non le affronti con la giusta attenzione, puoi perdere da ognuna di queste, e quelli che abbiamo incontrato noi a Cesena, secondo me, fanno parte un po' di questa categoria. La Reggiana si è messa abbastanza in piano, continua il Siena, secondo me, ad essere una squadra di un certo rilievo. Squillante il derby marchigiano con l'Ancona, che segna 3 gol a Pesaro, però insomma altre cose particolari non mi pare. Ecco, intanto ricordo che ci stiamo per collegare anche con il presidente del CRER della FIGC, Simone Alberici. Mi dicono dalla regia che è già in collegamento con noi, e allora andiamo a salutarlo, a dargli il ben trovato. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, dobbiamo parlare perché c'è stata una comunicazione importante qualche giorno fa, ovvero la riforma dei campionati giovanili. Allora, innanzitutto le chiedo, presidente, che cosa ha spinto a questa riforma, le motivazioni della riforma, e poi quali sono, potendo riassumere, le principali novità per chi ancora non avesse letto, insomma, tutto quello che poi avete giustamente poi pubblicato e reso noto. Allora, intanto grazie anche stasera di avere l'opportunità di spiegare questa importante riforma. La riforma, diciamo, noi l'abbiamo definita epocale, perché ha portato avanti un principio che la maggior parte delle società di settore giovanile o comunque dilettantistiche
volevano portare avanti, cioè la qualificazione dei campionati regionali o il mantenimento degli stessi non derivasse solo dai risultati della categoria precedente, ma anche dai risultati ottenuti dalla squadra direttamente sul campo. Cerco di spiegarmi. Questa riforma partirà dopo un anno transitorio come questo, della stagione 22-23, della 23-24, la possibilità alle società che sul campo si guadagnino la qualificazione di poter l'anno dopo fare il campionato regionale. Questo tramite due meccanismi: uno, un meccanismo della qualificazione o configurazione dei campionati under 16 e under 14 come veri e propri campionati provinciali e regionali, che invece prima erano solo tornei, e anche per il fatto che l'Emilia Romagna, unitamente al Veneto e al Piemonte, sono state considerate regioni pilota per sviluppare questi campionati regionali, dunque cambiando un po' l'aspetto come era precedentemente. Partiremo con una base derivata dai punteggi, dunque manterremo anche le strutture societarie di partenza, ma cercheremo di dare una maggiore rilevanza al merito sportivo di queste società che sul campo guadagnano direttamente l'accesso ai regionali. Questa è una richiesta che molte società ci chiedevano, è stato uno dei punti cardine nella mia campagna elettorale, nel mio programma elettorale. Siamo molto contenti di aver ottenuto questa importante riforma, soprattutto con l'avallo dell'SGS nazionale. Ecco, mi sembra sicuramente interessante, perché è così anche più premiante per le società che lavorano bene con il settore giovanile, al di là della categoria in cui poi milita, esatto, la prima squadra. Quindi penso che possa essere uno di quei passi necessari per cercare di migliorare ormai una situazione nel settore giovanile che si sta riflettendo anche poi in quello che accade anche poi in azzurro, da rivedere indubbiamente. Sì, sicuramente è importantissimo. L'aspetto sicuramente focale era la grossa problematica che anche le società si vedevano costrette magari a perdere la categoria del regionale se avevano magari un'annata non competitiva. Invece, certo, così potremo finalmente poter vedere nei campionati provinciali e regionali squadre che si mantengono o si qualificano per il campionato regionale guadagnandoselo direttamente sul campo. Questo ce lo chiedevano tante società, siamo riusciti a ottenerlo. Chiaro, sarà un percorso lungo, almeno 3 anni, e speriamo che sia l'inizio anche di una riforma anche nazionale, essendo questo un progetto pilota. E certo. Cesare? Buonasera Presidente, volevo chiederle, mentre il Presidente della Lega DC, Ghirelli, ipotizza di giocare alla mattina o a mezzogiorno per evitare le luci dei fari nel campionato di Serie C, e non so quanto potrà risparmiare un club da questo punto di vista, però la preoccupa il peso dei costi energetici per le società dilettantistiche che praticamente, mi permetta l'affermazione, accendono il boiler molto presto per far allenare tutti i ragazzini e lo spengono molto tardi ogni giorno, e alla fine potrebbero essere gravate di grandi costi. È un problema, lo è sicuramente, ma lei crede sia molto grave? Allora, è un problema enorme, è un problema che sto affrontando in tutti gli incontri che faccio con le delegazioni provinciali. Non ultimo ho fatto un incontro mercoledì 21 settembre proprio con il Comune di Rimini e con l'assessore del Comune di Rimini e la dirigente di riferimento, proprio per discutere di questa problematica dell'impiantistica, e sarà anche un impegno che sto prendendo con tutte le società per cercare di andare a parlare con le amministrazioni sull'efficientamento energetico e sul dramma che secondo me affronteremo nella fase invernale. Io ho detto nelle società, non vorrei che quello che il Covid non ha fatto ottenere, che è stato quello di bloccare il movimento dilettantistico perché è ripartito ancora più forte, in realtà quello potrebbe crearlo questo inverno con questo aumento energetico. Proviamo a pensare alle bollette triplicate delle società sportive, li potrebbero veramente metterle in ginocchio, e oggi sappiamo tutti che l'attività sportiva è gestita soprattutto dagli enti, dalle società dilettantistiche, non solo quelle di calcio ma di tutti gli sport. Ecco, in effetti devo dire che la resilienza delle società sportive è sicuramente importante, perché insomma dopo il Covid si sono comunque riprese, hanno ripreso l'attività e l'hanno fatto davvero a pieno ritmo, e adesso c'è quest'altra
spada di Damocle sulla testa, che indubbiamente non favorisce, diciamo, una completa ripresa, perché comunque ancora si stanno pagando le conseguenze del Covid in ogni caso. Sì, sicuramente le conseguenze del Covid in parte si pagano. Questo aumento energetico dei costi veramente deve essere una mannaia pesante, e secondo me le amministrazioni devono prendersi un senso di responsabilità sull'investimento, sull'impiantistica e soprattutto sull'efficientamento energetico. E secondo me però le società, anche dopo il Covid, hanno dimostrato veramente una grande capacità organizzativa, io l'ho definita in tutte le riunioni eroiche. Considerate che il nostro movimento in questa stagione ha aumentato di quasi 14 unità in tutta la regione di terze categorie. Dunque c'è stato anche un aumento dell'attività regionale, sia dei dilettanti che del settore giovanile. Se vedete nell'attività dilettantistica, gli stadi stanno aumentando gli spettatori, dunque la voglia di fare calcio, di fare sport, di fare aggregazione sta aumentando sempre di più. Però ci vuole coesione e collaborazione con tutte le istituzioni, perché questo inverno sarà molto tosto e noi tutti insieme dobbiamo affrontarlo per permettere che il movimento dilettantistico vada avanti ancora come sta andando avanti adesso. Certo, avete qualche altra domanda da studio? Chiedo anche a Donatella, che è in collegamento con noi. Donatella, hai una domanda per il presidente Alberici? No, avete detto tutto e sono d'accordo sul fatto che questo è un problema veramente serio, che rischia molto più del Covid di creare problemi. Per carità, il Covid l'ha creato in altro senso, ben più preoccupanti, però rischia veramente di mandare in crisi le società dilettantistiche soprattutto, ma in generale il mondo sportivo. Grazie Donatella. Allora grazie a Simone Alberici, presidente del CRER della FIGC. Grazie a voi e buona serata e buona trasmissione. Grazie. Grazie quindi al presidente, siamo quasi in dirittura d'arrivo, ma ancora non in dirittura d'arrivo, perché allora innanzitutto l'Italia sta vincendo sul campo dell'Ungheria per 2-0, l'aggiornamento, siamo all'86esimo, quindi siamo lì, siamo anche in dirittura d'arrivo, daremo il finale prima di chiudere la trasmissione. Andremo a vedere poi anche questa bella partnership tra Rimini Calcio e Consorzio Risto Bar di Spiaggia, che è stata presentata giovedì sera, però la sensazione che abbiamo è Donatella, vengo da te, è quella che comunque in questo momento ci sia una bella atmosfera, al di là del risultato dell'ultima partita, però attorno a Rimini secondo me si sta creando, come era un po' di tempo fa, un bel ambiente, perché ci sono tanti abbonati, continuano anche le sottoscrizioni, tant'è insomma che è stata prolungata anche la campagna abbonamenti, la curva abbiamo visto ha sempre un bel colpo d'occhio, anche complice proprio gli abbonamenti che sono stati sottoscritti solo nel settore anche della curva est, c'è affetto anche quando Rimini gioca in trasferta, l'abbiamo visto anche a Lucca sotto la pioggia con gli stoici tifosi biancorossi al seguito, ma c'è anche attenzione da parte e dell'amministrazione comunale, più volte c'è stato sottolineato, e anche da parte dei imprenditori, del mondo diciamo economico, che si sta comunque magari lentamente però riavvicinando ai colori biancorossi. Tutto vero, è tutto vero, perché molto spesso ci lamentiamo, no, del riminese lato sportivo, questo poco attaccamento proprio della città verso la sua squadra, però è anche vero che a Rimini, a differenza di tante altre piazze, se si vedono le cose fatte bene, poi il risultato, che è sì importantissimo, non è determinante. Cioè la prima cosa qui è che si vedano le cose fatte bene, che tutto fili nel modo giusto. Poi i risultati aiutano soprattutto a portare allo stadio chi non ci viene, perché quelli che già ci sono, se tutto fila per il verso giusto, ci saranno sempre. E non sono neanche troppo severi, se vogliamo, no? Lo dimostrano gli applausi dopo il derby, lo dimostrano il numero degli abbonamenti fatto quest'anno, sono tante le cose che ci fanno pensare che questo possa essere un anno importante. Ed era anche da tante stagioni che non vedevamo le cose fatte bene, perché c'è anche bisogna dirlo. Certo, c'è anche una motivazione, no? Perché sì, comunque. Quindi nel fare le cose giuste, che dovrebbe essere la normalità, ci sembra di aver fatto chissà che. È vero, però Cesare, c'è proprio questa
si torna a respirare quel sano entusiasmo che è qualcosa di più rispetto alla promozione dalla Serie D alla Serie C, cosa che è avvenuta anche in anni recenti, no? Anche in più di un'occasione, ai noi, visto che abbiamo fatto un po' la spola tra Serie D e Serie C. Però la sensazione è che qualcosa stia cambiando e sia già cambiata, ma stia comunque questo trend positivo continui. Guai a sedersi su questo clima positivo, perché non puoi dipendere dai risultati e comunque anche dall'allestimento di una squadra, che qualche volta può venire bene e qualche volta può essere anche come dire, non così positiva. Bisogna consolidare la società, bisogna dotare questa società di un'impiantistica da livello professionistico. Il Rimini è sprovvisto sia di uno stadio che possa lasciarti immaginare di progredire, sia di strutture per allenare i suoi ragazzi ed allenarsi, un centro sportivo che è la base fondamentale per curare ogni idea di prospettiva futura positiva. Ecco. Questo clima va usato per alimentare altre cose fondamentali, che sono, credo, queste qui assolutamente. E allora direi di archiviare Lucca con la vignetta di Baio, quindi lo facciamo con il sorriso, andiamocela a vedere. Eh beh, sì, direi di sì. Non abbiamo avuto la forza di pareggiarla, e forse se qualcuno ci dava una mano prima... E quindi torniamo alla moviola, insomma, chiaramente, insomma, nonostante la brutta partita, alla fine ha penalizzato i biancorossi. Allora, noi adesso sì, siamo addirittura d'arrivo, intanto per quanto riguarda l'Italia, sempre 2-0 contro l'Ungheria, ci avviciniamo al 90esimo, insomma, grandi falcate, siamo... praticamente con Scamacca che si è liberato il tris all'89esimo, però insomma fortunatamente sta 2-0 e quindi speriamo di non dover rimpiangere. Quindi se tutto andrà così, continuerà ad andare così, ci sarà la qualificazione da parte degli azzurri con il sorpasso agli ungheresi, con questa vittoria la qualificazione alla Final Four, quindi ci auguriamo possa finire così, ma siamo praticamente nei minuti ormai di recupero. Siamo ai ringraziamenti, grazie Cesare Trevisani. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie Baio. Grazie Robby, buonasera. Grazie Donatella Filippi. Grazie a voi. Posso dire una cosa, Cesare? Come no? A me manca il pensierino della sera di Cesare. Lo possiamo... ripristinare, dici? Ripristiniamolo, Cesare. Dai. Promesso. Ripristiniamolo, lo ripristiniamo. Okay. Allora. Buonanotte a tutti. Grazie Ilaria. Grazie mille a voi, buona serata. Lunedì prossimo, chissà come starà la nostra Mary, se ci sarà, se no ci sarai tu a questo punto, no? Quindi, insomma, comunque una delle due ci sarà. Ci sarà anche un esordio di un volto nuovo legato invece al basket, lo scopriremo lunedì prossimo, perché insomma, oltre a un grande campionato di calcio, ci aspettiamo anche un grande campionato di basket dei due con RBR, e noi chiaramente lo seguiremo nella nostra quarta parte della trasmissione La Serata Basket, proprio da lunedì prossimo. Io vi do appuntamento insieme anche ai nostri opinionisti che saranno lì al mio fianco, interverranno con la diretta della partita, diretta radiofonica su Radio Icaro di Rimini Alessandria, ma il nostro invito, come facciamo sempre, lo ripetiamo sempre, quello magari sì, ascoltare la radiolina o in questo caso più lo smartphone con gli auricolari, però intanto di vedere la partita dal vivo al Romeo Neri domenica, perché merita questa squadra di essere seguita. Grazie ancora a tutti, appuntamento con calcio.basket a lunedì prossimo alle 19.35, buon proseguimento con la presentazione della partnership tra Rimini Calcio e Consorzio Ristobar di Spiaggia. Abbiamo deciso di collaborare con questa nuova squadra per dare il nostro contributo come Ristobar di Spiaggia per questa nuova avventura del Rimini. Abbiamo tanti soci che sono appassionati e quindi ci è sembrato giusto dare il nostro piccolo contributo per questa nuova stagione. Noi raggruppiamo la maggior parte dei Ristobar di Spiaggia di Rimini, tra Rimini Sud e Rimini Nord abbiamo una settantina di soci che sono riuniti in associazione per vari progetti sul territorio,
che vanno dal vino alla birra, in questo caso quest'anno finalmente anche allo sport. Questa è una cosa studiata pian piano negli anni, era in fase embrionale, quest'anno è esplosa, è nata questa collaborazione con la Rimini Calcio, con tutti i bar di spiaggia, e c'è molto entusiasmo in noi operatori turistici e speriamo che questa cosa possa migliorare negli anni futuri. Sono già 4 anni che il Tiki 26 indossa le maglie con i colori sociali della Rimini Calcio, perché abbiamo un concetto di lavoro, diciamo, di far gruppo come in uno spogliatoio, visto che noi 3 soci abbiamo sempre giocato a calcio, non a questi livelli, categorie inferiori, però ci è sempre piaciuto portare la nostra mentalità dello spogliatoio, e i ragazzi sono vestiti con la casacca del Rimini anche per motivarli, per fare gruppo e per dare una spinta al nostro territorio e alla nostra meravigliosa riviera con i nostri colori sociali bianchi e rossi della Rimini Calcio. Era un po' di tempo che ci eravamo proposti di scendere al mare, no? Come una battuta, cioè il Rimini Calcio voleva essere vicino, diciamo, alle spiagge, alle proprie organizzazioni, a quelle che sono le strutture che insistono su questo comparto economico. Quest'anno abbiamo stretto diversi accordi sul mare, diciamo che il Rimini comunque vuole essere vicino a questo comparto più che mai, soprattutto in questi giorni in cui il maltempo sappiamo che ha generato comunque dei danni più lievi di quello che sfortunatamente sono successi nelle Marche, ma sicuramente molto importanti anche qua. Quindi questo modo di essere vicini alle spiagge oggi ci porta ad essere qua per dare il nostro piccolo contributo anche a livello di presenza a questi operatori che hanno dovuto anticipare la loro chiusura della stagione, insomma. E che sia di buon auspicio per un grandissimo campionato, e sempre forza Rimini! In collaborazione con Osteria Il Quartino, Ruggeri, muove Rimini dal 1937, Onoranze Funebri San Gaudenzio,